Adelaide Casciato e Francesca Febbo, studentesse dell'Università Luis Guido Carli di Roma, e Silvia Satiro, studentessa dell'Università D'Annunzio di Chieti Pescara, sono state premiate per il miglior project work sviluppato in azienda nell'ambito della decima edizione di Impresa in Accademia. Il loro lavoro è stato sviluppato all'interno dell'azienda Bone Factory. Si tratta di un progetto di ricerca e sviluppo della sperimentazione e utilizzo di un materiale di recente scoperta completamente bio. I nomi sono stati resi noti oggi a Pescara nel corso del convegno conclusivo del percorso formativo ideato ed attuato dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Randstad. Sulle peculiarità del progetto ascoltiamo Luciana Laverghetta, Sales Manager Randstad Italia SPA, e Mirko Basilisco, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara. Come avvengono le selezioni e soprattutto quali soft skill devono avere questi ragazzi? La selezione di Randstad è l'elemento cruciale per l'inizio di questa attività e per il buon esito di questo progetto. Ha detto bene lei nella domanda, sono le soft skills l'elemento cruciale, ovvero delle competenze trasversali alle organizzazioni che consentono ai ragazzi di innestarsi in tutte le aziende nelle quali si trovano poi con cui si trovano a doversi interfacciare. Il vero successo di questo progetto e che parte dalla selezione sta nel fatto che il 73% degli studenti che terminano il percorso di Impresa in Accademia trova lavoro a 6 mesi dalla fine del progetto, quindi questo testimonia il fatto che abbiamo centrato l'obiettivo di trovare le persone giuste per le imprese giuste. Come è strutturato il percorso? In uno studio formativo all'interno delle nostre aziende associate in Confindustria. I ragazzi, ovviamente oggi siamo ancora nel periodo di pandemia, si fa tutto tramite il workshop da chi da casa, chi da comunque all'università, e quindi i ragazzi riescono ad interagire con le nostre aziende e le aziende pongono ai nostri giovani un problema, i problemi che ci sono all'interno delle nostre attività e loro studiano i problemi, i processi delle nostre attività cercando di trovare una soluzione o un'idea innovativa per far sì che le nostre attività possano crescere insieme ai giovani.